Man, nella sua Montagna Incantata, diceva che la malattia ti dà la libertà, ti rende, ecco, ora mi sovviene la parola che non ho mai usata, ti rende geniale. Ma fu Giacomo Leopardi, con a Silvia, ad offrirci una prima immagine poetica. Tu pria che l'erbe inaridisse il verno, da chiuso morbo, combattuta e vinta, per ivi, o tenerella, e non vedevi il fior degli anni tuoi. Il chiuso morbo costituì il morbo del secolo, malattia sociale, del genio, fonte di ispirazione in arte, acuisce la sensualità, una modalità edificante, raffinata, segno di eleganza, delicatezza e sensibilità. È qui che possiamo osservarne le tracce, tra i quadri dei tanti artisti che l'hanno ritratta. Chi meglio di chi l'ha vista sul volto dei propri cari? Chi meglio di Munch che ritraeva la sorella che lentamente si spegneva? Chi meglio di Monet che ritraeva la sua Camilla? Oppure Lissi, il volto dietro l'Ofelia di Milly. Ma anche in teatro venne rappresentato il mal di Siècle, come nella Traviata verdiana, che si ispira alle Signore delle Camelie di Dumas, oppure la Tosse di Mimì nel capolavoro di Puccini. Come dimenticare Fantaine in Les Misérables di Hugo? Cos'è quindi che lega tutti questi destini, insieme a quello di Carlo Forlanini?